accolto l'invito della presidenza e di tutto il personale della scuola a partecipare con noi alla celebrazione del 50° anniversario del liceo classico Nicola Carlo Magno. Come avete potuto vedere, siamo tornati all'anno del 1965 sulle note del tema di Lara, la colonna sonora del dottor Zivago, perché proprio in quell'anno usciva nelle sale cinematografiche. E avete potuto ascoltare la voce della bellissima Maria Nives Tortorella, che chiamo qui a prendersi il suo applauso, sulle note di una delle canzoni più belle dei Beatles. L'esecuzione musicale è stata affidata ai ragazzi del liceo classico. Volevo presentarveli ad uno, se mi raggiungono qui. Al pianoforte, Giorgia Cozzi. Al sassofono, Rocco Marino. Al flauto traverso, Andrea Carlo Magno. Il vostro invito, prendetevi il vostro applauso e li rivedremo prossimamente, perché la serata sarà intervallata da momenti in cui saranno proprio presenti. A Cosenza ce n'è uno solo, a Cosenza ce n'è uno solo, a Roma ce ne sono tre, voglio dire, per cui non possiamo pensare a una scuola dove le iscrizioni chissà come, voglio dire, proliferano, anche in questi tempi, voglio dire, che dove ci sono sempre meno alunni. Ma noi non potevamo lo abbiamo fatto del resto anche per l'istituto tecnico, non potevamo far passare inosservato questo evento, perché veramente questa scuola per questa comunità ha segnato veramente la storia di questa comunità, hanno camminato insieme, e noi stasera vogliamo salutare e rivivere con tutti quanti i presenti, quelli del passato, quelli del presente, ricordare qualcuno che purtroppo non c'è più, e anche avere, come dire, l'orgoglio di presentare quelli che sono stati alunni che si sono fatti strada, prestigiosi, che hanno fatto una carriera magnifica a livello professionale, a livello politico. Abbiamo qui il presidente della regione, Marcello Pittella, è un alunno di questo liceo. Gianni Pittella è un alunno di questo liceo, tantissimi altri, tantissimi altri. Voglio, e poi rispondo, avrete visto prima, noi abbiamo voluto aprire questa manifestazione con quei 7 minuti di intervento di Camilleri, di Andrea Camilleri. Bene, perché? Non so se tutti lo sanno, ma lo devo necessariamente spiegare, altrimenti non si capisce il nesso. Noi ieri abbiamo chiuso un progetto che abbiamo chiamato Slowbook, un progetto di lettura e di scrittura creativa, che si è culminato ieri in un convegno molto ben riuscito, secondo me, che è durato circa 4 mesi, cioè le preparazioni sono incominciate un po' prima, verso aprile-maggio di quest'anno, e poi tutte le attività si sono svolte dal mese di ottobre. E questo progetto veramente significativo risponde a quello che diceva Camilleri, che si investe nei giovani. Questo progetto io lo voglio ricordare, lo voglio ringraziare. È stato reso possibile grazie all'interessamento della Regione Basilicata, perché Marcello Pittella, presidente di questa regione, ben amministrata, come dice Camilleri, noi lo sapevamo già che era ben amministrata. Del resto, chi conosce Marcello, oltre all'orgoglio di essere laureato e di poter contare, voglio dire, alla presenza di un presidente della regione, io personalmente lo so bene come si lavora con Marcello, perché ci ho fatto l'assessore 5 anni, e sinceramente mantenere i suoi ritmi era pressoché, avevamo 15 anni in meno, era pressoché impossibile. Credo che sia, mi hanno detto che sia più o meno la stessa cosa, anzi che sei peggiorato, per cui voglio dire, sappiamo che li fa lavorare questa regione, veramente complimenti a lui.
Noi abbiamo concluso questo progetto ieri, ha coinvolto 6 istituzioni scolastiche del Lago Negrese e del Senisese. Sono stati coinvolti circa 500 alunni direttamente, ma quasi un migliaio indirettamente. È stato reso possibile grazie anche alla collaborazione dei dirigenti scolastici di quelle scuole, che ringrazio, qualcuno lo vedo qui in sala, Carmine Filardi, Nicola Poggitore, c'è anche Vito Carlo Magno, che però è un dirigente dell'Istituto Comprensivo, non ha fatto parte di questo progetto, ma sicuramente avremo modo, anzi io gli faccio gli auguri perché è appena arrivato a Lauria, di collaborare nei prossimi anni. Ebbene, veramente è stato un lavoro straordinario, di una faticosità che non vi dico, ma credo che i risultati che abbiamo ottenuto sono stati risultati eccellenti, del resto... Innanzitutto hai fatto veramente tutto, siete tanti e quindi non mi soffermo ad individuare qualche riferimento che in questo momento e in questa funzione ovviamente mi emoziona particolarmente, mi scuserete se al di là della fascia istituzionale che indosso prevalga l'emozione, il sentimento, perché credo che la festa deve essere tale e quindi in quanto tale evito le formalità, non ho preparato interventi, ho preferito non svolgere un ruolo diritto, ma rappresentare con la fascia dell'istituzione un momento importante del nostro paese e quindi della nostra storia. 50 anni che ha visto coinvolti tutti noi qui presenti, ed è bellissimo rivedere tantissimi, dai docenti agli amici, ai compagni di scuola, ed è per me un onore particolarissimo essere qui a rappresentare l'istituzione in un momento così significativo per tutti noi. Quindi credo che 50 anni di storia per un liceo significano molto e hanno significato per il nostro paese tanto, perché la storia anche del nostro paese è fatta di tanti di noi che hanno vissuto e si sono formati all'interno del liceo classico con la grande dedizione dei nostri insegnanti. La nostra realtà è stata particolarmente capace di formare professionisti che sono oggi presenti in tantissime istituzioni, in tantissime realtà nazionali, locali, internazionali, e questo certamente è dovuto sì alla lungimiranza di chi allora nel 65 ebbe la capacità di istituire questa scuola a Lauria, ma anche a coloro che l'hanno saputa condurre e quindi formando tutti quanti noi, compreso il sottoscritto che con grande umiltà riveste oggi questa funzione e che certamente non so se ovviamente sono bravo nello svolgere il mio compito, ma questo lo giudicherete voi, lo giudicherà chi sarà chiamato ad esprimersi. Però certamente io mi sento di dire che chi ha svolto il compito di insegnante l'ha fatto in modo meraviglioso e certamente più di quanto effettivamente gli era dovuto. È stato grazie al liceo che si sono superate tante difficoltà nel nostro paese e ognuno di noi ha superato difficoltà proprio perché il liceo, la formazione liceale consente di poter guardare il futuro, come diceva Cavilleri, con quella capacità di veduta, con quella formazione necessaria che al di là del tecnico, io ho fatto il liceo e non ero particolarmente dotato per essere un allievo del classico, praticamente fare l'artistico. Ho fatto il liceo, ma devo dire grazie a questa magari scelta non particolarmente convinta di allora, perché forse proprio grazie alla formazione che mi ha dato il liceo classico
sono riuscito a superare tante difficoltà e tanti momenti importanti e significativi che hanno caratterizzato questi miei 50 anni. Quindi io dico grazie a chi ha avuto la capacità e l'impegno di realizzare questa bellissima realtà del nostro paese, e dico un particolare grazie a chi ha formato tanto futuro nel nostro paese, parte qui presente, ma tanti altri non presenti oggi, ma certamente vicino a noi in questa serata. Quindi un particolare auguri a tutti, a voi del presente e a tutti noi che siamo parte del passato di questa bellissima storia. Grazie. Ma come hanno fatto? Ma è questo il capolavoro! Ma tu l'hai mai letto? Mia figlia è un capolavoro! Dante, Danduccio mio bello, non ti preoccupare, stai tranquillo. Vedrai che domani ti congeranno per le feste pure a te. Sarà una festa divina! Ma in fondo se lo fanno è perché vi vogliono bene, dai! Perché voi due siete importanti! Voi due siete... Poi siamo... Cosa siamo? Non lo so. Non sento. Cosa siamo? Siamo la coppia più bella. Tutta la sua classe, buonasera a tutti. Presentiamo questi bravissimi attori, a partire da Nicola Carlomagno, interpretato da un capelluto Marco D'Amico, Alessandro Manzoni, Fabio Carlomagno, Nanda Lichieri, insomma Mario Cresci, professore, l'indispensabile Enrico Maradei.
attimo non se ne parlava proprio, però diciamo, discreto. E la professoressa Ferrara, che insegnava latino e greco in quinto ginnasio, se non erro, il liceo è importante, Natale, perché la memoria, no, senza memoria non si costruisce il futuro. Bene, oh, per cui c'è bisogno di questo. Io non sapevo tradurre molto bene e il dubbio lei lo coltivava. Però stranamente, essendo uno dei più grandi insieme a qualche mio compagno copiatore, avevo con me Francesco Marotta, ricorderete insomma tutti i ragazzi straordinari, Fabio Costantino, Nicola Cervino, Fazzeli, eccetera, tutti Antonella, bravissimi, e io ero dietro per cercare di capire. Allora lei decise, la professoressa, un giorno, dice, beh, una versione singola per ognuno e ognuno di noi doveva essere collocato in una stanza diversa, cioè, madonna che passai in quel momento, e se adesso che faccio? Non mi persi d'animo, Vito, e ricordate dove era il liceo prima, dove è attualmente l'ex Comunità Montana, c'era l'Aula Magna e c'erano due personaggi storici, Paolina, che garantiva un break con una pizzetta calda, ragazzi, che è straordinaria, e Guido Loggetto, a cui andrebbe un grande applauso. Vedi che la faccio simpatica come chi mi ha preceduto. E Guido Loggetto, un uomo buonissimo, ma da l'aspetto, diciamo, un po' austero, diciamo, no? Per cui mi mise la guardia Guido Loggetto. Entra in questa, e la professoressa ebbe la sottile, diciamo, arguta accortezza di darmi non il mio libro di latino, che era ricco di lievitato nelle pagine, mi diede un suo libro, me lo consegnò e disse, adesso Marcello vai lì. Beh, io che non sapevo come far passare le due ore, cominciai a guardare quegli armadi che molta tristezza ci davano, e ad un certo punto mi disse, proviamo così, e iniziai a sfogliare questo libro. Trovo un foglio strappato, non ce l'avamo messi d'accordo, eh? Questo foglio strappato, Nicola, inizia a leggere, e mi sembrava una cosa quasi simile alla versione. Dopo 30 anni glielo confesso, ecco, io trovai scritto lì la mezza versione, mi diede 6,5, che fu, cioè, la mezzo punto fu di, diciamo, no? Di sprone, e io passai, all'epoca misi un punto e consegnai la certezza di saper tradurre, la roba trovai lì, anche perché noi vivevamo, diciamo, tra croce e delizia, cioè, tra Croce e Gabriele De Rosa, nelle critiche che il professor Lavalle, uno dei professori che noi più abbiamo amato, ma anche maledetto, perché ci ha fatto scrivere quintali di tomi e tomi, diciamo, di critica, potessi tornare indietro, professor Lavalle, studierei molto di più. Perché è la parte un po' più seria, e chiudo, però io che lavorio ormai purtroppo ci sto poco e non ho sempre occasione di condividere momenti che non sono solo di nostalgia, ma insomma che lasciano molto pensare, io me ne vado arricchito. Natale, ho fatto un grandissimo lavoro con Slow Book, abbiamo fatto, io ti invito a fare una seconda edizione, io mi impegno a finanziarla, ma capisco, ci mancherebbe, ma noi partiamo dalla conoscenza, dal sapere, dalla cultura e dalla memoria, per affrontare tutti i temi che oggi, dopo almeno 20 anni, vengono al pettine, sono tutti nodi mai sciolti, che le istituzioni a vario titolo non hanno mai sciolto,
è che noi siamo chiamati con un tempo molto, e in un tempo molto celere, diciamo così, a creare condizioni per dare risposte, per sciogliere e per immaginare, diciamo così, in progress il futuro, costruire le condizioni per determinare il futuro. Se noi non partiamo da questi luoghi, diventa complicato pensare di farcela. E a maggior ragione se in questo tempo noi affidiamo la nostra capacità di approfondimento, pensate un po', lo dico nella parodia, alla velocità del web. Con un click distruggi e costruisci come se niente fosse tutto. E di quel click noi ormai non possiamo più farne a meno. Come lo utilizziamo al meglio quel click? Quella innovazione tecnologica, purché non sia solo innovazione tecnologica, ma si accompagni con croce, con gli approfondimenti anche di attualità, con il recupero della nostra storia millenaria. Noi vinciamo con Matera, per questo, non per altro. E siamo al centro dell'attenzione del mondo, probabilmente non essendo proprio pronti a raccogliere quella sfida. E tutte queste sfide non possono avere, diciamo, come tecnicalità il cliché di un tempo: la politica che discute non decide mai, la politica discute dopo 3 volte decide. Vuole farlo non da sola, lo vuole fare con questi ragazzi che discutono anche di attualità, lo vuole fare con il concorso al di là del colore politico di tutti gli attori di questa nostra società. E la scuola è un attore primario. E non basta, lo dico ai dirigenti scolastici, ai professori, bravissimo Nicoletto Stoducco, lo dico perché entro gennaio uscirà una call rivolta a tutti gli istituti scolastici lucani per rafforzare, robustire, nutrire, rinnovare tutto il parco tecnologico laboratoristico delle scuole. Ma non solo quello, tutto, perché la regione ha idea di costruire attraverso l'autostrada del digitale lo strumento per mettere i nostri giovani in condizione di competere. Quindi noi entro il 2016 faremo tutto. È evidente però che da sola questa cosa non basta se noi non l'accompagniamo con più consapevolezza, con più profondità. Altrimenti non ci spieghiamo perché siamo alla quarta guerra mondiale, che questo è il tema. E noi ci sentiamo al sicuro perché siamo laureati, siamo sinceri, e abbiamo il terrore di andare a Matera, che è un obiettivo sensibile, di cui ho discusso con Alfano l'altro giorno, o a Roma o altrove, o mio fratello che va a Bruxelles facendo strade in macchina diverse da quelle dell'aereo. Diventa complicato vivere, e non possiamo vivere con la paura. E dobbiamo capire che forse abbiamo sbagliato ad andare in Afghanistan, forse abbiamo sbagliato ad andare in Iraq, e forse l'Europa ha sbagliato a non guardare i Balcani, al Mediterraneo, alla Russia. Ce lo possiamo dire questo? E se non lo fai in liceo, Natale, con gli altri istituti, per competenze e per materia, chi lo fa? Un'istituzione che domani deve trovare il modo come riconvertire ciò che non abbiamo riconvertito in 30 anni, la sanità. Per legge dobbiamo farlo? Per decreto dobbiamo dire quali poli faremo? Per decreto, so quanto vi siete spesi, dovremo dire se qui c'è il polo umanistico e altrove quello tecnico professionale, o possiamo condividere le scelte. Io penso che sia questo secondo tempo, è vero, sì, ci siamo dedicati a questo. Ed era nel pensiero serio, tra il serio e il faceto, che vorrei dire che io ho una grande nostalgia di quei tempi, professore. Non vi posso raccontare gli esami di maturità perché mi metterebbe oggi, cioè mi darebbero almeno un rinvio a giudizio. Però in un'altra tappa lo farò. Dico soltanto che ebbi modo di avere, chiudo, la media del 7 al quinto ginnasio, perché Gino Mastroianni in educazione fisica mi mise 10. Sulle
è andata via molto presto, ci ha lasciato molto presto, perché Maria Donadio di Trentino. Era il primo anno di università e la sua morte inaspettata ci colse proprio. E io credo che anche lei, noi la sentiamo stasera anche lei in mezzo a noi, e le vogliamo mandare un grande abbraccio e un bacio. Stasera mancano purtroppo, ma non per motivi tragici, tre compagni che avrebbero voluto partecipare ma vivono lontano. Per varie vicende non sono qui, e sono Giovanna Terzi, che vive a Santiago, Rosa Pulerà, che ha anche mandato una poesia dei pensieri, che è insegnante ancora in provincia di Torino, e Adriano Donatelli, che è il nostro compagno di Pescara. Hanno avuto tutti un gran piacere nel ricevere l'invito e hanno apprezzato moltissimo questo gesto della scuola. Quindi grazie al Presidente. Qualcuno di voi ricorda un simpatico aneddoto, diciamo, da poter raccontare a tutti noi? Visto che comunque avete trascorso gli anni, i migliori anni della vostra vita sono stati all'interno del liceo, no? Quindi ho detto io il vostro pensiero. Manca la professoressa Buglisi, che era la professoressa di tutto il gruppo letterario. Noi stavamo con lei anche 4 ore ogni mattina. Io ho provato a rintracciarla, ma non sono riuscita a rintracciarla. Ed era la professoressa che era con noi nella foto, con cui trascorrevamo tantissime ore, ma tante. E ricordo i riassunti dei vari capitoli dei Promessi Sposi. Una vera tortura.